Si è conclusa lo scorso 30 aprile al Teatro Petrarca di Arezzo la stagione concertistica aretina tra i fiori all'occhiello dell'offerta culturale della nostra città. Appuntamento finale con l'Orchestra della Toscana e il pianista Andrea Lucchesini, diretti dal maestro Alpesh Shoan. Io sono da Birmingham in Inghilterra e vivo ancora vicino al Birmingham a Coventry. E lavoro tanto specialmente in Europa, ma ho fatto tantissime cose a Italia, un paese che mi piace lavorare tantissimo per la passione per musica, la storia per musica, la dedicazione anche alle emozioni, l'estensione di musica da opera al sinfonico. E tutti i colori che è possibile creare con una cultura musicale che conosci questi due mondi molto molto bene, il mondo dell'opera più bene di tutte le altre paesi nel mondo. In un momento storico così difficile, dunque, la musica diventa linguaggio universale per superare le divisioni. La musica aiuta a star meglio, mi aiuta quindi a superare anche momenti difficili. E spero che anche possa servire appunto a unire quelle persone che purtroppo i governi hanno messo contro. Infatti sono particolarmente felice quando incontro delle formazioni composte da russi e ucraini, per esempio, perché è un messaggio. Penso che poche altre cose uniscano quanto la musica. Per me la musica è un linguaggio universale e quindi come tale serve anche a far stare insieme persone che potrebbero anche avere delle cose, diciamo, contrarie, ma la musica è sempre qualcosa di positivo nella vita degli uomini. E anche da Arezzo parte un messaggio di pace legato proprio all'arte e alla cultura. Una speranza almeno che gli artisti russi possano non essere considerati nemici. Assolutamente, io sono favorevole a far suonare gli artisti russi che non hanno nessuna colpa di tutto quello che sta accadendo e quindi assolutamente gli artisti russi, la musica russa, sarebbe veramente assurdo togliere la musica russa, come qualcuno ha detto, dal repertorio, insomma, veramente non, l'arte va oltre le cose politiche, va oltre la politica, non c'entra niente, lasciamo la politica è la politica e invece l'arte deve continuare a viaggiare in tutto il mondo.